offensa, vice di Franco Giordano della Ferrini, 1-0-0 con tanto rammarico perché avete creato tanto. Ce lo direi tu come è andata la partita, ma soprattutto ci sono dati che tu raccogli per il mister che testimoniano tante cose. Io adesso inquadro un po' qualche dato, quindi dimmi pure questo pareggio, un po' di rammarico. Sì, sicuramente abbiamo costruito diverse palle gol a favore e c'è un minimo di rammarico per non averne concretizzato alcune particolarmente pericolose. Con il primo tempo meglio, ho più occasioni, nella ripresa il Tonara ha avuto nella parte centrale delle belle occasioni, sia quando è uscito Galasso per infortunio che un po' dopo, e poi voi nel finale avete chiuso bene sfiorando il gol nuovamente. Sì, nonostante fossimo in contro vento al primo tempo, siamo riusciti a costruire delle manovre abbastanza pericolose e siamo riusciti ad andare in profondità così come avevamo preparato nella gara. Il secondo tempo è stato un po' diverso, le occasioni create sono state meno, però siamo riusciti a rimanere pericolosi sino all'ultimo, quando Fabio con un'ultima zampata ha impegnato il portiere all'ultimo minuto. Senti Guido, che cosa hai detto al mister o cosa dirai in base a, diciamo, ai dati che hai raccolto? C'è qualche peculiarità, qualcosa che è andata meno bene? Sì, noi cerchiamo di raccogliere una serie di dati statistici di campo che cercano di rispecchiare quello che è il lavoro che facciamo in settimana. Ovviamente i dati vengono analizzati e poi dopo verranno metabolizzati dallo staff tecnico per migliorare le prestazioni della squadra. Ecco, nella gara di oggi c'è qualche cosa particolare? Non lo so, avete attaccato più su una fascia, più su un'altra? Sì, la ricerca di combinazioni del reparto offensivo era uno degli elementi che è stato analizzato insieme con le ripartenze che erano state preparate. Questo campionato della Ferrini, che ha avuto un inizio difficoltoso, poi una serie di 10 gare e 20 punti che hanno riportato su la squadra, adesso si è nuovamente nella lotta feroce perché già di ritorno è così. Noi non abbiamo mai perso, diciamo così, di vista l'obiettivo principale, che è quello della salvezza. Sappiamo che sino all'ultima giornata dovremo lottare per questo obiettivo. Non possiamo assolutamente distrarci rispetto a questo. Senti Guido, ti abbiamo visto diciamo a fianco a tanti allenatori, a Sant'Elia, con Martinez, con Afuso, con Mereu, e sei stato anche alla Palma. Ti chiedo invece di Franco Giordano, cosa mi dici del mister che è da tantissimi anni che fa l'allenatore, con un entusiasmo pari al suo primo anno? Non mi è semplice fare un confronto tra gli allenatori con cui ho collaborato, però posso dire che Franco è molto preparato, ritengo un professionista a tutto tondo. Tra l'altro non è che vi siete conosciuti adesso, vi conoscete da tanti tanti anni, no? Abbiamo collaborato circa 13 anni fa, in questa società è partita la mia esperienza come allenatore. E ci siamo quest'anno rincontrati volentieri. Senti, l'ultima domanda è sui giovani della Ferrini. Tanti e bravi, si vede anche la crescita. La società ha questo, diciamo così, punto di riferimento importante, che è quello di valorizzare i giovani. Noi come staff tecnico cerchiamo di motivarli, consigliarli e fare in modo che possano esprimere tutte le proprie potenzialità nonostante l'età. Grazie Guido, complimenti per il tuo grande lavoro che fai alle spalle, diciamo, dell'allenatore, sempre importante. Chiudiamo l'intervista, ti prendo l'iPad, credo di no, perché ti servirà, è molto importante, sono dati importanti, giusto? Grazie.